andiamo. Ti porto in un posto bellissimo. Ti piacciono i frutti di mare? Sì? All'Ariano International Film Festival, Manuela Filomena ci presenta Arrivederci Agnes. Com'è nata l'idea di questo corto? L'idea di questo corto è nata da, in realtà, un tema ben preciso, ossia il bisogno di raccontare il mare. Ed è stato raccontato durante un percorso formativo svolto al Sor Orsola Benincasa l'anno scorso. Quindi il tema è stato in un certo senso obbligato dal mio supervisore Gianfranco Pannone. L'idea è stata quella di realizzare un racconto visivo che potesse essere di finzione e che impegnasse un racconto di immaginazione e regia, scrittura, musica coniugato in ciò che poi apparirà giù a breve. Ho avuto modo di vedere un po', insomma, che il tema predominante, no, di questo tuo corto è il tema del viaggio, una fuga praticamente dalla realtà, e questa cosa mi ha ricordato anche un po' il tema di Marrakesh Express, quindi non so se magari hai preso anche spunto da quella tipologia di film, da quel tipo di filoni o narrativi, insomma, o magari spiegaci anche tu i tuoi idoli. È vero, no, quello è un bellissimo film, quello che hai citato. Il tema del viaggio sta a me molto a cuore perché in realtà considero due categorie di viaggiatori. La prima è composta da coloro che fanno la valigia e partono, e io sono tra queste, ma ci sono anche altri, li ho scoperti, che sono comodamente sul divano di casa, leggono, si informano, navigano e viaggiano ugualmente. E la cosa che mi impressiona è la capacità del racconto di questa seconda categoria di viaggiatori, che è quasi più meticolosa dei primi. E il viaggio per me è fondamentale, perché il viaggio ispira, il viaggio è cultura, ti apre talmente tanto, ti arricchisce, come dici tu è fondamentale. Io credo che siamo cittadini del mondo, sì, sono originaria di Ariano, felicissima di essere qui, grata alla IFE che ha preso questo corto, però penso sia necessario proprio esplorare le bellezze del globo, e quindi il viaggio sì, è fondamentale, forse è qualcosa che riporterò in ogni mio lavoro. Il viaggio come rivoluzione. Mi vorrei soffermare solo su un'altra cosa, la tua maglietta, perché è importante per te? Che bello che l'hai notata, forse ci sono delle piccole macchiette bianche in giro tra coloro che sono venuti a vedere il corto. E, non lo so, penso che mi sono interrogata tanto sul percorso che sto facendo come regista, e questo mi sta particolarmente a cuore, ossia la possibilità di studio, di approfondimento che tutti i bambini, come penso tutti noi cittadini, dovremmo avere, ossia una formazione continua. Certo, sarebbe bello che davvero ogni bambino potesse accedere all'istruzione, e vorrei portare avanti questo progetto. In realtà è nato adesso, è in itinere, è realizzato con una progettista di Ariano, Francesca Lucilla, e seguirà poi con un fashion designer indiano, e lo realizzeremo su maglie ecosostenibili, quindi è un progetto appena lanciato. Saremo i primi ad acquistarle. Davvero grazie per il tuo tempo e in bocca al lupo per la finalissima. Grazie a te, grazie.